Buonasera. Il professor Checco Docs ci descriverà il concetto di ordine per l'uomo e per la donna, Buonasera, ma c'è bonsoir, mon differenza? ami, ignorant de l'ignorant. Ma certamente la grande differenza tra l'uomo e la donna è l'ordine, l'ordine. Oh, pour l'homme, l'ordine è un concetto puramente spaziale, spaziale. Niente tempo. E mo torna a casa dalla partita del calcetto, ho tanta puzza in te, dov'è, rimane lì. Ma dico puzzolente, dov'è, rimane lì. Possono passare anche mesi, settimane, anche minuti. La maglietta rimane lì. Capita a volte che il squadrone delle batterie, dicono si stufa di stare lì, sul drone, si sopportano, e si organizzano. Allo zanfan, allo zanfan, e portano la magliettina giù per tutta la casetta. La maison. Per la donna, al contrario, è un concetto puramente temporale. Non è lo spazio, temporale. La donna è capace di lasciare la mutanda nel frigorifero, il calzino sotto il tappeto. Ma quando arriva il momento, il tempo di fare l'ordine, in 10 minuti di roulage, c'è tutto a posto, tutto a posto. No, no. E allora tu sei nella merda, la merda fino a qua. L'altro problema che ha l'uomo, che se mi abbon di piegare la roba, i calzini, le mutande, i pantaloni, figurè, le camici. Le mi abbon. E allora, se muni di sacchetti, porta tutta la roba ai poveri. Devi sabato mattina una lunga coda alla carità, per forza. Al contrario, la donna non sa mai decidere cosa mettere. Voleva mandare una donna sulla luna, ma possibile? Ci voleva lo stadio lunare soltanto per le scarpe? Parbleu. Figures poi, buttare via la roba. E allora, nei secoli secolari, la donna ha maturato una tecnica di piegamento sofisticatissima. La donna non piega, la donna stiva. Dice, si calcola matematicamente, che è capace di mettere in metà del cassetto tutta la roba che per l'uomo ci vuole tutto il parco di principio. La grande differenza. L'ultima grande differenza è che l'uomo non trova mai un cassone. Un cassone. E allora tante volte fa l'errore di dire, mon chéri, vous avez mai aiuté a trouver i miei cassons bleus? E lei risponde, mon chéri, faites le rocher, ma je suis très vite. E allora io, e senza neanche guardare nel cassetto, infila la mano in fondo al cassetto, fissandolo dritto negli occhi, e fa calzino bianco, calzino rouge, calzino bleu, perché? Cuiò, e glielo mette nel cassetto. Il che mette grande imbarazzo per il nostro uomo. Ma è così fin dell'antichità. Infatti, secondo voi, pourquoi le serpente ha offerto la mele ad Adam? Pourquoi, se l'avesse offerto all'uomo, a quest'ora, era ancora lì che aspettava che lo trovasse. Parbleu!